Avvocato Marco Mori, Alternativa per l'Italia. La deforma costituzionale, come la chiamo io, ha un duplice scopo: accentrare il potere sull'esecutivo a livello interno, ma contemporaneamente a livello esterno cedere la nostra sovranità verso Bruxelles. Quello che spesso anche i comitati del no non ricordano è proprio questo aspetto. Infatti, cosa cambia nella deforma? Il Senato, il nuovo Senato che rimane, non è vero che il Senato sparisce, è un Senato che dovrà attuare espressamente la normativa dell'Unione Europea. Questo è scritto fin dal nuovo articolo 55, cioè la prima norma modificata. Il nuovo 117 rincara la dose rispetto già a quanto era stato fatto nel 2001 e subordina tutta la nostra attività legislativa all'Unione Europea. Questo è il vero nocciolo di questa riforma. Non è ovviamente una riforma fatta per risparmiare, per semplificare. Addirittura, se vogliamo, il bicameralismo che resta passerà da bicameralismo perfetto a quello che potremmo dire imperfetto, ma che è quasi una forzatura, perché in realtà sarà un bicameralismo caotico che apre a mille sfaccettature, a mille possibilità di conflitti di competenza tra Senato e Camera, che lascia soprattutto al Senato di non eletti, ricordiamolo, sarà un Senato di non eletti, compiti fondamentali come addirittura la revisione costituzionale o addirittura intervenire sulla legge principale che ogni anno deve fare il Parlamento, cioè la legge di stabilità. Quindi questi sono concetti fondamentali. In più c'è un vulnus di merito a monte nella riforma: un Parlamento che era composto in violazione dei principi di rappresentatività democratica, come acclarato già dalla Cassazione, perché molti ricordano sempre e solo la sentenza della Corte Costituzionale, ma c'è la 8.878 della Cassazione che ci dice che il Parlamento viola i principi di rappresentatività democratica. Quindi era un Parlamento che poteva agire soltanto in urgenza, non certo licenziare una vasta riforma costituzionale, la più vasta della storia della Repubblica, per la quale doveva esserci legittimazione piena della sovranità popolare. Su questo addirittura abbiamo portato avanti anche un'azione legale. Il 25 ottobre davanti al Tribunale di Roma ci sarà un ricorso d'urgenza per bloccare questa deforma.